Ciao ragazzi, sono super contento. In una giornata come questa, in cui appena tornati a casa devi strizzare i vestiti, sono bagnato proprio in una maniera incredibile, eppure era un po' di giorni che non uscivo con la bici, per di più con la mountain mi diverto veramente come un pazzo. A me andare in bici piace, e anche con la pioggia è bello. In più ho visto che ci sono 2000 iscritti al canale, che è una figata pazzesca, perché non solo piace a me quello che faccio, ma insomma c'è anche qualcun altro che è interessato. E niente, finalmente ho ripreso a lavorare, quindi faccio un po' più fatica in questo periodo a fare dei contenuti, però ci proverò lo stesso assolutamente. E niente, in una giornata come questa mi risuona nella mente il motto di Steve Jobs: stay angry, stay foolish, perché con la pioggia bisogna essere un po' folli e bisogna essere molto affamati, ma io mi diverto tantissimo. A presto su questi schermi, e un video senza assolutamente action o informazioni particolarmente interessanti, ma grazie di essere 2000 e che bello andare in bici. Ciao! Olè, mi ricollego a quello che dicevo ieri, perché mi sto divertendo tantissimo con la mountain bike ultimamente. E soprattutto sono passato a Scavezzon, scusate la mano, l'ercia lurida, e sono passato a Scavezzon 2 settimane fa e ho fatto montare reggisella telescopico, novità assoluta per me, e attacco manubrio, c'avevo quello da 100, adesso ce n'è uno da 60, 70 anzi. In più io dall'anno scorso che uso pneumatici da 2,35, adesso 2,40, a pressioni veramente ridicole peraltro, e mi sembra che la bici abbia completamente cambiato carattere. Cioè dall'inizio, quando ancora non avevo la gravel, che questa volevo che fosse una cross country veloce, scorrevole, che non è la sua natura, perché una bici d'acciaio che pesa ben 12 kg, 11,7 mi pare, e così allargando le gomme e rendendola un po' più da trail, diciamo, veramente sento che sto abbracciando la sua natura. E allora ho pensato, a 5 anni dal suo acquisto, questa è la bici che ho comprato dopo il mio incidente, quando mi sono rotto la gamba, come riabilitazione, diciamo, faccio un grande cambiamento. Prendo un altro paio di cerchi, 27,5 plus. Ho appena fatto, questa non è la Ser 9 che sarebbe compatibile col 27,5 plus, però ho fatto le misurazioni col calibro e ci stanno, pneumatici larghi ci stanno al pelo, anche perché comunque si va un po' a ridurre il diametro della ruota. L'alternativa era o questo nuovo standard, diciamo, di 29x2,6, che però si va tanto a ingrandire il diametro della ruota, veramente tanto, e quindi in salita, nei rilanci, o 27,5 plus, non plus troppo larghe, da 2,8. E vi tengo aggiornati.